Insediatosi lo scorso 1 gennaio, Domenico Panetta è il nuovo direttore generale dell'Università di Macerata. Un incarico triennale rinnovabile, quello del sessantenne che arriva a Macerata dopo l'importante esperienza in ambito lombardo, maturata durante 3 decenni di incarichi dirigenziali e di coordinamento nelle università di Brescia e Bergamo. Io ho avuto delle ottime impressioni da questo Ateneo, nel senso che è un Ateneo, anzitutto un Ateneo storico che è uno tra i più antichi d'Europa, è quindi un Ateneo di prestigio per il quale sono onorato di svolgere questo incarico. Quello che ho percepito nelle primissime settimane del mio incarico è stato quello di una elevata qualità del personale amministrativo. Moltissime persone sono laureate in questo Ateneo e quindi questo ci dà una base fortissima dalla quale partire per sviluppare meglio le loro competenze. Quello che ho percepito è anche una sorta come dire, di timore nell'azione, no? È una cosa sulla quale voglio lavorare e devo lavorare, quella di dar fiducia alle persone, di mollare gli ormeggi e di essere più tranquille nello svolgimento del proprio lavoro senza paure, senza paura di sbagliare, perché soprattutto nei ruoli di responsabilità diciamo che un margine di rischio fa parte dell'assunzione della posizione, no? Quindi diciamo che va benissimo, ovviamente è necessario rispetto delle regole, è necessario adempiere a tutto quello che la nostra normativa interna e legislativa ci impone di fare, però non dobbiamo portarlo a livelli di esasperazione tale per cui l'azione amministrativa e il raggiungimento degli obiettivi di valore pubblico che poi un'università deve porsi venga troppo ingessata. Ecco, questo qui diciamo che è il messaggio prevalente che io vorrei portare. L'Università di Macerata è profondamente legata alla città, al centro storico di Macerata. Quali sono le sensazioni su questa città? No, una definizione che mi è stata data da un collega qualche giorno fa, no? Mi ha detto che le strade di Macerata, del centro di Macerata sono i corridoi di una grandissima città universitaria. Questa è una definizione secondo me bellissima. Effettivamente passeggiando per le strade di questa città a volte mi imbatto in degli edifici sui quali c'è scritto Università degli Studi di Macerata, di cui non conosco ancora, devo dire, l'esistenza, per cui ho bisogno di un po' di tempo per visitare questi luoghi e conoscere le persone che ci lavorano.